16 punti in sostanza che avete detto all'inizio. Sì, partendo dalla valutazione di pagina 225 del piano sanitario regionale, che prevede un'ipotetica realizzazione dall'integrazione di Fano e Pesaro di una struttura unica per l'assistenza ospedaliera a livello minimo di area vasta, significa ciò che facevano tutti i nostri ospedali sino ad oggi, prima di alcuni la loro chiusura e altri del depotenziamento. Partendo da questa valutazione, un ampio gruppo di sindaci ha studiato una piattaforma progettuale che prevede innanzitutto il no all'ospedale unico, così tra l'altro come previsto dal piano sanitario regionale, che comporta già, ancora non realizzato, la riconversione, la chiusura di ospedali e il depotenziamento di altri, tra l'altro con grande preoccupazione per l'ospedale di Urbino e l'ospedale di Pergola già rimasti in essere, oltre alla chiusura di Fossombrone, Cagli e Sasso Corvaro, e dall'altro sulla costa l'ospedale di Fano, che di fatto è riconvertito. Il secondo punto, dare vita ad un sistema di assistenza ospedaliera omogeneo in tutto il territorio, e il modello che ora va di moda come definizione, quello policentrico, in antitesi appunto a modello baricentrico, e nessuno ci venga a dire che un modello di assistenza ospedaliera sul territorio in maniera diffusa non sia ammissibile e non sia sostenibile economicamente, in quanto lo stesso modello è attuato nella vicina Umbria, nella vicina Romagna e soprattutto, non dimentichiamocelo, nella nostra regione, nella vicina provincia di Ancona, con gli ospedali di Senigallia, con l'ospedale di Ancona, con l'ospedale di Osimo, con l'ospedale di Iesi e con l'ospedale di Fabriano. Se ciò è possibile nella provincia di Ancona, che mantiene 4,6 posti letto ogni 1000 abitanti, è possibile anche nella provincia di Pesaro, dove, ahimè, la regione Marche ha ridotto i posti letto ogni 1000 abitanti a 2,6, cioè ben 2 posti letto in meno rispetto ai vicini concittadini di Ancona. Ciò non significa che devono essere privati concittadini di Ancona di posti letto, ciò significa che lo stesso numero di posti letto deve essere riconosciuto nella nostra provincia negli ospedali preesistenti, perché questo modello sanitario sta smantellando l'assistenza ospedaliera sul nostro territorio con questo modello che viene definito policentrico, che non è altro che il modello non esistente ma previgente quanto i nostri ospedali funzionavano, compreso l'ospedale di Fano, compresi gli ospedali di Urbino, di Pergola, di Cagli, di Fossombrone e Sasso Corvaro, che sono in via di depotenziamento se non già definitivamente potenziati. L'ultimo punto della proposta sono 3 punti chiari, semplici e diretti: la immediata convocazione di un tavolo di lavoro e di confronto tra i sindaci e la Regione Marche, ascoltando anche ciò che ci viene trasmesso dai cittadini o degli stessi cittadini o dai comitati, affinché si possa realizzare un nuovo piano sanitario regionale, visto che l'attuale piano sanitario regionale approvato nel dicembre 2011 è scaduto in quanto aveva validità 2012-2014, quindi stiamo attuando qualcosa che è già superato, e soprattutto non vorremmo trovarci a redigere un nuovo piano sanitario nel momento in cui i nostri ospedali sono già stati tutti riconvertiti o in gran parte depotenziati. Questo vale anche purtroppo per l'ospedale di Urbino di Pergola, che sulla carta sono attivi ma che vengono depotenziati progressivamente mese dopo mese. Si vede il reparto di chirurgia dell'ospedale di Pergola, che ha ormai soltanto 2 chirurghi, o si vedano le eccellenze che venivano espresse dai professionisti dell'ospedale di Urbino trasferiti in altro luogo e accentrati, come già detto nella precedenza conferenza dei sindaci di area vasta, nella nuova struttura che tra l'altro dovrà ancora essere realizzato, non sapremo mai se verrà realizzata, Marche Nord, spogliando di quelle professionalità che anche l'entroterra poteva godere fino a poco tempo fa. Questo ci preoccupa e quindi abbiamo presentato questa piattaforma progettuale fatta da 3 punti chiari, semplici ma soprattutto realizzabili. Grazie. Professionalità, prezzo e qualità. Questo è quello che serve quando si parla di riscaldamento a pellet. Biocalor Foglia, una grande azienda in grado di offrirvi soluzioni per tutte le esigenze. Vasta esposizione di stufe, termostufe, caldaie, caldaie combinate, stufe a legna, termocamini, termostufe e accumuli termici. Nelle migliori marche,
nelle migliori condizioni e per ogni tipo di esigenza. Noi di Biocalor Foglia seguiamo il nostro cliente prima e dopo la vendita. Consegna diretta del pellet. Ma attenzione, dal 1 giugno con il nuovo conto termico, se ordini un termoprodotto hai diritto ad un incentivo che in alcuni casi supera la spesa effettuata. Non aspettare. Telefona subito. Biocalor Foglia, in via Camino 2B a Lunano, in provincia di Pesaro Urbino. Telefono 0722 70 0019. Siamo pronti a valutarlo insieme, per cui non aspettiamo altro che la Regione si confronti con noi sulle esigenze del territorio, il territorio che non è uniforme, non è omogeneo, la costa ha certe caratteristiche, l'entroterra ne ha ben altre, per cui siamo pronti a sederci a un tavolo purché ci vengano offerte alternative all'attuale piano sanitario, che ripeto, è un piano che decreta sostanzialmente la morte di tutti gli ospedali locali in virtù di questo nuovo ospedale che però, non dimentichiamo, ancora deve nascere. È un ospedale che, se tutto va bene, forse sarà pronto tra 10 anni, qualcuno dice 5, qualcuno 10, non sappiamo neanche i tempi di realizzazione, ma ci aspettano comunque diversi anni di vuoto praticamente, per cui ci troveremo ad avere già degli ospedali chiusi in virtù di un ospedale che ancora è soltanto sulla carta. I giochi politici a cui abbiamo assistito sono abbastanza deplorevoli a mio avviso, cioè qui si sta a discutere se farlo, farlo, Chiaruccia, Fosso Signore, eccetera, accordi fra vari sindaci in cambio se li appoggi di non è una cosa che ci interessa, noi interessa la salute dei nostri concittadini, interessa una struttura, un sistema sanitario che garantisca la giusta assistenza appunto ai nostri cittadini uniformi per tutta la provincia, per cui rivolgiamo il nostro no forte a questo piano sanitario. Buonasera a tutti e grazie ancora all'ospitalità del Comune di Piaggia, al Sindaco Maurizio Cion e a tutti gli altri colleghi che sono qui insieme a me, con tutti insieme, e ai colleghi che mi hanno preceduto. Chiaramente, oltre alla condivisione totale di quello che è stato detto, qualche considerazione in più mi sento di farla. Intanto sull'ordine dei lavori che verrà svolto lunedì alla conferenza, l'ennesima conferenza dei sindaci di Area Vasta. Sinceramente non capisco il perché sia stato posto come primo punto la discussione sulla localizzazione di questo ospedale unico e poi soltanto in secondo avviso la discussione generale sulla riorganizzazione dei sistemi sanitari a livello di Area Vasta. È una questione che è stata già dibattuta in precedenza, ma occorre ribadirlo anche in questa sede. All'inizio della riflessione va fatto una, come noi proponiamo, perché come è stato riferito non siamo per il no a qualche cosa, ma siamo per una alternativa possibile alla sanità a livello di Area Vasta, a livello regionale, che ci è stata proposta dalla regione Marche. La proposta quindi è stata già detta a grosse linee qual è, ma io attendo ancora che qualcuno ci dica il perché di questa enorme fretta che vi è nella localizzazione del sito dell'ospedale unico a livello provinciale, e soprattutto che qualcuno ci dica perché un sistema di tipo baricentrico come quello che è stato proposto dalla regione sia migliore di un sistema policentrico spinto. Un'analisi costi-benefici che riguardi non soltanto dei meri numeri economici, ma anche le ricadute sociali, lavorative e tutto l'indotto che è collegato a questi temi sui vari territori provinciali, una provincia molto estesa con condizioni orografiche ben diverse dalla costa d'entroterra, che ci saranno quindi queste ricadute. Vorrei sapere se tutto questo è stato calcolato e ci venga dato un documento unitario, chiaro e inequivocabile sul perché la Regione voglia portare avanti questa scelta. E ribadisco ancora una volta, un altro punto di riflessione deve essere questo: il sistema dell'emergenza-urgenza. Come ogni cittadino della nostra provincia, a partire da quello che abita nella frazione più sperduta del comune più lontano dalla costa, possa avere lo stesso diritto alla salute, alla cura e alla salvezza della propria
la propria vita rispetto a uno che abita sulla costa a Pesaro, Fano o Marocco. Questo non ci è stato ancora detto, ci è stato detto in maniera vaga di un potenziamento del sistema dell'eliambulanza con limitazione al volo notturno, ma assolutamente sono condizioni che non sono sufficienti per garantire una equità del trattamento sanitario e di salute per tutti i cittadini. Quindi ben prima della discussione della localizzazione del sito di questo ospedale unico, che come ha detto bene anche il collega Bonci e il collega Baldelli, avverrà fra X anni, magari 10 la realizzazione, 10 anni di questo ospedale, ma nel frattempo al 1 gennaio 2017 ci ritroveremo in una situazione drammatica per tutto l'entroterra e soprattutto per il sistema dell'emergenza-urgenza. Quindi non capiamo bene qual è il discorso sanitario regionale, qual è la strategia e quali sono soprattutto le conseguenze per i cittadini. E come sindaci la cosa che dobbiamo salvaguardare è la salute dei nostri cittadini. Quindi ci opponiamo fermamente a questa proposta che viene dalla Regione per proporre però al contempo qualcosa di alternativo e concreto, come in altre regioni e non limitrofe è stato fatto in maniera positiva. Bene. Niente, se non ci sono domande per quanto ci riguarda, tutto qua, insomma, nel senso che abbiamo espresso, credo, no, i concetti fondamentali più importanti. E quindi in conferenza ad Area Vasta proporrete formalmente quello che avete esposto oggi, cioè questo modello policentrico con i vari passaggi che avete precedentemente esposto, oppure aspettate che sia, cioè, che vi... Allora, per rispondere chiaramente dobbiamo verificare che cosa accadrà in conferenza dei sindaci, perché l'ordine del giorno ci sembra non corretto. Non corretto in quanto si parla di individuazione del sito per il nuovo ospedale unico. Ora, noi crediamo che la conferenza dei sindaci di Area Vasta non possa individuare il sito del nuovo ospedale unico, perché non vi è mai stata alcuna conferenza di Area Vasta che ha stabilito il modello di assistenza ospedaliera per la nostra provincia. Mai è stato detto dai sindaci di Area Vasta che condividono il modello baricentrico dell'unico ospedale, così come descritto a pagina 225. Ricordiamo bene che i sindaci non credono più alle parole e alle promesse, perché insomma il tempo delle favole, credo, lo vediamo tutti, sia ormai passato. Mentre discutiamo di localizzazione di ospedale unico, di un ospedale mai ancora realizzato, e speriamo che non si realizzerà neanche nel prossimo futuro, almeno per quella che è la posizione di questo gruppo di sindaci, noi intanto col solo pretesto di discutere di ospedale unico abbiamo chiuso gli altri ospedali e abbiamo depotenziato gli ospedali di Urbino e di Pergola. Se questi sono i frutti soltanto di una proposta, immaginiamo già che verrà realizzato ciò che è all'interno di questo piano sanitario regionale, un unico ospedale, come c'è scritto in questa legge della Regione Marche, per tutta la provincia. Allora, questo a noi non sta bene, non stando bene questo non possiamo accettare la discussione sull'ubicazione dell'ospedale unico, perché la conferenza dei sindaci non ha deciso quale modello di assistenza ospedaliera sul territorio deve essere praticato nella provincia di Pesaro Urbino. Quindi già è abbastanza confuso l'ordine del giorno che ci è stato presentato per la prossima conferenza dei sindaci di lunedì. In secondo luogo, qualora venissimo chiamati a discutere di questo modello baricentrico, necessariamente questi sindaci, come oggi hanno fatto con la stampa, questo serve anche per aiutare gli altri nostri colleghi sindaci ad aprire la discussione e ad aderire eventualmente a questo modello, perché sappiamo che ci sono altri sindaci, altri colleghi che stanno ragionando appunto sia sul modello policentrico sia sul potenziamento delle strutture esistenti, come molti tra l'altro comitati di cittadini che stanno lavorando sullo studio di modelli alternativi. Quindi questo lo verificheremo in sede di conferenza di Area Vasta partendo da questo presupposto. L'altro elemento che ci preme sottolineare è che non possiamo accettare la sostituzione
con risorse e denari pubblici di ospedali pubblici con ospedali a gestione privata. Quindi non ci interessa la soluzione della chiusura di Fano per una clinica privata. Poi se si vogliono essere degli investimenti sul territorio anche di privati, ben vengano, perché il privato può liberamente concorrere con un pubblico, ma con un pubblico che funzioni. Però già le proposte che vediamo sul campo, il baratto purtroppo sulla vita dei cittadini, in cui si dice chiudiamo Fano e apriamo una clinica privata, no, ci dispiace. Fano è stato da sempre, per la Valle del Metauro e la Valle del Cesano, un punto di riferimento, e gli ospedali dell'interno sono stati gli ospedali da filtro verso le strutture principali della costa. E chi ci dice volete tutelare il modello esistente, noi diciamo no, noi vogliamo tutelare il modello preesistente, ossia il modello che previgeva prima del suo smantellamento a favore della sola ipotesi o idea di un ospedale unico, cioè gli ospedali che funzionavano e davano garanzia per la sopravvivenza dei nostri cittadini in maniera omogenea in tutto il territorio provinciale. E ripeto, se questo è possibile nella provincia di Ancona, non ci vengono a raccontare, non ci vengano a raccontare che questo non è possibile nella provincia di Pesaro. E quindi le risorse che vogliono destinare al privato per la realizzazione del nuovo ospedale unico le investano negli ospedali esistenti, rendendo sicuri quegli ospedali che qualcuno ha reso insicuri nel tempo per scelte non condivisibili, magari per errori di valutazione, ma siamo ancora in tempo per rimediare, rimediamo prima che sia irreparabile il danno effettuato. Il sindaco di Fano ieri è uscito con una nota chiedendo l'ennesimo aiuto ai sindaci, che però a quanto pare non arriverà. Che cosa rispondete al sindaco di Fano che ha chiesto per l'ennesima volta di fare squadra e di proporre chi annuncia lo stesso? Se colleghi mi permetto, abbiamo discusso anche di questo e noi già stiamo facendo squadra. D'altronde in conferenza stampa siamo 7 sindaci, 2 si sono aggiunti grazie alle parole dei nostri colleghi, ai contatti dei nostri colleghi, siamo già 9 sindaci, crediamo di essere ovviamente di più, lo vedremo aprendo questa discussione. Noi non è che possiamo fare squadra, come abbiamo detto, sull'ubicazione dell'ospedale, poco conta, noi dobbiamo fare squadra sull'assistenza ospedaliera di tutto il territorio, tra cui in modo particolare abbiamo detto adesso stiamo aiutando il sindaco di Fano, stiamo sostenendo non tanto il sindaco, la popolazione di Fano, dicendo che deve essere mantenuto l'ospedale di Fano, anzi diciamo potenziato l'ospedale di Fano, così come deve essere potenziato l'ospedale di Urbino, così come deve essere potenziato l'ospedale di Pergola, così come debbono essere previsti dei servizi ospedalieri per acuti negli altri 2 ospedali, che possono, 3 ospedali che possono fare da rete sinergica in tutto il territorio, che sono gli ospedali di Fossombrone, Cagli e Sassocorvaro, e mettiamo anche in discussione la possibilità che venga riorganizzata l'assistenza ospedaliera a Pesaro, perché logisticamente Pesaro può avere bisogno di investimenti per creare una struttura che sia capace di dare assistenza anche agli abitanti della città di Pesaro, del capoluogo di provincia. E questo è importante sottolinearlo, perché sistema policentrico significa questo, cioè significa copiare esattamente ciò che è stato fatto nella vicina provincia di Ancona, dove è il capoluogo di regione, ha l'ospedale diciamo per le eccellenze e più importante, che farete con tutte le altre strutture esistenti sul territorio. Quindi all'amministrazione comunale di Fano noi stiamo dando il nostro appoggio, dicendo che la sanità a Fano non può essere smantellata, così come non può essere smantellata nei territori retrostanti a Fano, in tutta l'area interna della nostra provincia. Valderi, un paio di domande sul centroterra. La 139, quella che prevede praticamente i 10 posti letto di cure intermedie, a quanto pare l'hanno già applicata, no? Invece di aspettare il 31 dicembre non hanno perso tempo. Sembrerebbe che negli ospedali stanno già, lo dicono adesso, stanno già per applicare questa cosa. Un suo giudizio su questo? Il giudizio è ciò che rimarcavamo in precedenza. Con l'idea di un ospedale unico si sono svuotati e resi dei contenitori, quindi vuoti, le altre strutture ospedaliere che sostanzialmente sono già riconvertite, Fossombrone, Cagli e Sassocorvaro.
mentre Pergola è stata fortemente depotenziata. Basti pensare all'equipe chirurgica che ha visto i migliori professionisti trasferitisi purtroppo in altre strutture ospedaliere, e basti notare Urbino, dove vi è stato un depotenziamento delle prestazioni che ha effettuato quell'ospedale sino ad oggi, con il trasferimento di alcuni professionisti, dichiarato anche dal Presidente della Regione poi in conferenza di Aravasta, verso l'azienda ospedaliera Marche Nord, che tra l'altro non sa trattenere nemmeno questi professionisti, perché molti se ne vanno anche da Marche Nord in altre regioni. Questo già ci dimostra che la sola idea di ospedale unico è sbagliata, perché soffriamo la concorrenza di una rete ospedaliera, ad esempio della vicina Romagna o della vicina Umbria, molto agguerrita, proprio perché rete ospedaliera non hanno concentrato in un unico, in un'unica struttura queste prestazioni, e i nostri concittadini vanno a ricercare quelle strutture. Quindi da quando si è messa in piedi questa riforma, o queste riforme che si sono succedute nel tempo, tutte con la scusa di limitare la mobilità passiva aumentando le prestazioni da un punto di vista qualitativo, noi abbiamo invece rimarcato come la mobilità, i numeri della mobilità passiva siano aumentati. Significa che quelle riforme non hanno colpito nel centro, significa che bisogna correggere quelle riforme, e noi da sindaci offriamo uno strumento, non diciamo no, diciamo che è possibile un altro sistema di assistenza ospedaliera, e quindi offriamo un sistema alternativo. Ecco, un'altra domanda, mi permetta, non voglio mettere un sindaco contro l'altro, no? Però rimane il fatto che sempre nell'entroterra si vede già una prima spaccatura tra due gruppi di sindaci, in maniera particolare nel nostro Montefeltro. E c'è questa tesi appunto attorno a Gambini, quella che si condizionerebbe un sì all'ospedale unico, no? In cambio di dei reparti, insomma, più o meno conservare una lungodegenza, qualcosa del genere. Ecco, cosa c'è dal suo punto di vista di strano sotto questa visuale? Cioè, in sostanza la domanda è: l'ospedale unico, no? Se poi ti mantengono comunque dei servizi negli ospedali interni, cosa c'è di male? No, l'ha già definito lei nella stessa definizione. Ospedale unico, la parola unica già definisce il tutto, ma non lo definisce la parola, lo definisce il piano sanitario. Ospedale unico significa depotenziamento e riconversione degli altri ospedali. Io in realtà non vedo nessuna spaccatura, vedo una discussione, ovviamente vedo anche tanta confusione, perché poi al di là di ciò che è previsto nel piano sanitario, ogni politico di qualsiasi colorazione e appartenenza politica la racconta e la declina in maniera diversa. Questo ovviamente crea confusione, può creare anche qualche confusione anche tra i sindaci. In riferimento al presidente Gambini, ha svolto una azione, qualcuno gli dice che non gli appartiene, qualcun altro dice che appartiene anche all'azione di un presidente di conferenza di area vasta, e ha cercato di far da paciere tra due sindaci, cioè tra quello di Fano e quello di Pesaro. Probabilmente questa pace non può scoppiare, perché i cittadini sono ben attenti a quello che sta accadendo, perché vanno nei nostri ospedali, non si trovano appagati dei servizi che gli vengono offerti grazie a questo piano sostanzialmente di riconversione delle strutture ospedaliere. Anche a Fano cominciano a bussare alle porte degli ospedali, vedono che vengono trasferiti in altre strutture ospedaliere, e quindi credo che questa pace non possa scoppiare, perché è sbagliato il modello che viene proposto. Ecco perché noi oggi, con anticipo sulla conferenza dei sindaci, poniamo la discussione su un altro modello. La poniamo non solo ai nostri colleghi sindaci, ma la poniamo in modo particolare a tutte le forze politiche della Regione Marche, che al quale chiederemo un incontro tramite i consiglieri delegati dalle singole forze politiche in Commissione Sanità, perché sono coloro i quali sono stati preposti dal Consiglio regionale di valutare la riorganizzazione sanitaria sul nostro territorio. Con una domanda chiara: dobbiamo realizzare un altro piano sanitario regionale, prevedendo ciò che si può prevedere, una rete ospedaliera che garantisca a tutti, comune di Fano compreso, comune di Pesaro compreso, con l'utenza di riferimento, e tutta la parte interna del territorio, in maniera ovviamente omogenea. Un attimo, il collega? Sì, quello di Pesaro, se hanno necessità.
volevo solo aggiungere che, come anticipato prima nell'esposizione del sindaco Baldelli, tutto questo modello comunque non si scontra con l'eventuale realizzazione di una nuova struttura, però manteniamo intanto i servizi nell'entroterra, perché in questo momento l'entroterra sta soffrendo. I comuni più piccoli, che si trovano lontani dai grandi ospedali, hanno difficoltà a far assistere i propri concittadini. Quindi intanto rivediamo il piano sanitario, partiamo da lì per poi eventualmente arrivare a quello che ci è stato proposto. Però deve essere la conclusione di un percorso, non si può partire da lì e smantellare tutto il resto. E allora cosa si fa nel frattempo? Solo questo. Sicuramente anche un piano di viabilità che viene assolutamente, cioè non se ne parla proprio, nessuno si pone il problema di come raggiungere eventuali strutture ospedali. Va bene. Per rispondere anche alla sua domanda, quella precedente che ha fatto rispetto a qualche proposta che è arrivata a qualche territorio, no? Io quello che auspico è che tutti i sindaci non si facciano, diciamo, ammaliare dalle promesse purtroppo temporanee che potrebbero arrivare a qualche struttura ospedaliera o qualche presidio territoriale. Nel momento in cui viene accettato quello che oggi viene proposto dalla Regione Marche a livello di riordino del sistema sanitario nell'area vasta 1, il sentiero è tracciato, la strada è chiara ed è quella che abbiamo detto ormai diverse volte. Quindi un piccolo contentino, chiamiamolo così, temporaneo non deve essere quello che poi va a inficiare una decisione che lunedì, poi non so se lunedì veramente riusciremo a prendere questa benedetta decisione, ma non deve inficiare assolutamente quello che è una decisione a lunghissimo termine, a lunghissimo periodo, per magari aiuti di tipo sicuramente temporaneo. L'abbiamo già visto oltretutto nella passata passaggio di anno fra il 2015 e il 2016, nella famosa notte dei misfatti del 31-12, 1 gennaio 2016, si è visto che poi una sommossa popolare anche di tanti sindaci che fino ad allora avevano proferito parola quasi nulla ha rimesso in discussione qualche servizio, qualche non dico reparto, ma qualche cosa di base sì per le loro strutture territoriali. Oggi siamo alla metà di ottobre, il 31-12-2016 è molto vicino e si sta ristagnando all'orizzonte una situazione identica rispetto a quella che abbiamo già vissuta. Quindi qual è il guadagno che verrebbe apportato a un territorio, quello dell'entroterra, soprattutto quello, come diceva lei, disagiato anche per quanto riguarda la viabilità, che si avrebbe andando ad approvare un sistema che poi a lungo termine porta a quello che abbiamo detto, quindi la soppressione di certi tipi di servizi per l'entroterra. Beh, forse una novità, mi permetta, c'è quella dell'arrivo e l'insediamento dei privati in alcune strutture, questo ormai sembra che si sia già delineato, insomma. Solo una semplice battuta in riferimento a quello che hai appena detto. Arrivano i privati, io non ho nulla in contrario al privato in sanità, se lui arriva, investe di suo e crea dei servizi che possono essere utili alla gente, però quello che vi domando, arriverà, lo sappiamo, adesso arriverà nuovamente il privato a Sasso Corvaro e io spesso faccio questa battuta: hanno chiuso i laboratori analisi, la dialisi non si fa più a Sasso Corvaro, ma i cittadini del Montefeltro vanno a Urbino, e allora cosa faremo? Avremo la possibilità di fare una cataratta a chilometri zero? Io la posso programmare, posso eventualmente andarla a fare anche dove più mi piace. Però un cittadino che soffre cronicamente, deve fare la dialisi, non può più farla a chilometri zero, ma si deve spostare e andare a Urbino. E io ci hanno promesso che a febbraio forse la riporteranno.
però è vero che hanno smantellato il laboratorio analisi, hanno portato via tutta la strumentazione. Dubito, sono quelle promesse fatte a voce, le cose vanno promesse per iscritto, se la firma sotto allora ci credo, perché tu hai chiesto di esprimere un giudizio su questa riforma, allora io dico a voi, abbiate il coraggio voi di scrivere un vostro giudizio pensando a quello che sta accadendo nell'entroterra. Mi hanno riferito delle persone a Sasso Corvaro che dovevano prenotare un'ecografia urgente per programmare un intervento. Per fortuna loro abitano a Sasso Corvaro, si sono recati allo sportello e gli è stato detto che per fare questa ecografia urgente l'unico posto libero era Ascoli Piceno. Allora, questo dimostra che innanzitutto questo va ad incidere appunto sul discorso della sanità passiva, perché qualcuno ci vende l'idea che si vada in altre regioni perché ci sono le eccellenze, non si va solo per le eccellenze. Io sono convinto che la stragrande maggioranza della sanità passiva si va per l'ordinarietà, perché mi capita anche a me che abito a Montecopiolo. Se mi dicono che devo andare a fare un'ecografia da Ascoli Piceno, la prima cosa che faccio, mi attacco al telefono e vedo se c'è un posto in provincia di Rimini. Quindi si va per l'ordinarietà. E l'aver chiuso le strutture dell'entroterra sta aggravando questa cosa. A me pare che discutere di ospedale unico è un po' come quella persona che deve cambiare casa, ne vuole costruire una nuova, prima ancora di scegliere dove farla, ha venduto quella dove abita e poi si lamenta che piove, che sente freddo. Di cosa stiamo parlando? Tutto qua. No, volevo solo aggiungere, parlando poi in mente alcuni spunti, di quanto questa riforma faccia acqua già da adesso, quindi figuriamoci, mi riferisco alle cure intermedie. Cure intermedie che già sono previste dalla delibera 139. E cure intermedie, io ho parlato la settimana scorsa, se non sbaglio, con i medici ospedalieri e uno, di cui ovviamente non faccio il nome per correttezza, mi ha chiesto: ma scusa, è meglio la cura intermedia rispetto alla lungo degenza? Questo per capire, neanche loro sanno di cosa si tratta, eppure già le vogliono far partire. E cure intermedie che praticamente non servono a nulla, cure intermedie che dovrebbero essere affidate ai medici di base, che però in gran parte non accetteranno questo tipo di servizio, per cui questo dimostra come già la riforma già sia sbagliata in sé, per cui è questo che chiediamo, di rivederla, di ridiscuterla, di condividerla con i sindaci, che secondo me è una cosa necessaria, elementare, cioè il Presidente della Regione non può non confrontarsi con i sindaci dei vari territori. Tutto qua. Una domanda al volo, poi sto zitto. E domani avete la conferenza stampa voi del Movimento 5 Stelle a Fossombrone. Ecco, la domanda è se tra il piano sanitario che su cui state vagliando voi e quello, diciamo, che abbiamo parlato adesso, ci sono differenze o sostanzialmente se è pienamente compatibile. Guarda, già Francesco prima ha anticipato che noi siamo portavoce dei cittadini, in questo caso mettiamo da parte le nostre idee politiche, provenienze, schieramenti eccetera, tutti uniti in questa lotta contro l'ospedale unico e la riforma regionale. E posso anticipare che comunque la posizione del Movimento è sostanzialmente identica a quella che stiamo portando avanti, quindi da quel punto di vista non ci sono divergenze sostanziali. Posso specificare una cosa per concludere, poi lascio la parola all'ospite, al nostro padrone di casa. E quando si parla di privati è molto chiaro, non accettiamo il privato in sostituzione del pubblico, poi il privato può benissimo collaborare nell'assistenza sanitaria sul territorio perché è un attore in campo, ma non in sostituzione del pubblico. Per quanto riguarda le posizioni politiche, l'abbiamo detto, l'ha detto Gabriele adesso, noi siamo sindaci, rappresentiamo i cittadini, noi presentiamo le nostre proposte, sono benvenuti tutti coloro i quali
abbiano o accolgano le nostre proposte o vogliano con noi discutere queste proposte. Questa è la capacità di sindaci, di saper discutere, di saper affrontare i problemi. Ben venga, lo dico chiaramente, qualsiasi movimento politico o qualsiasi partito politico che voglia accogliere queste proposte, su cui insieme a Gabriele, insieme a Maurizio, insieme a tanti altri sindaci, anche alcuni non presenti su questo tavolo, lavoriamo da tanto tempo. Per questo dicevamo in precedenza che noi chiederemo a tutti i partiti politici rappresentati in regione di sostenerci, sostenere questa idea di assistenza ospedaliera su tutto il territorio. Io dico che saranno bravi quei rappresentanti e quei consiglieri regionali che sapranno ascoltarci, sapranno sostenere questa battaglia che non è dei sindaci, ma noi siamo solo i promotori della battaglia che stanno facendo i cittadini e soprattutto delle necessità dei cittadini. E se da domani avremo un movimento in più che appoggerà queste proposte o condividerà queste proposte, noi lo accetteremo sulla nostra strada per continuare la battaglia. E io dico, a partire dalla maggioranza nel Consiglio regionale, perché è la maggioranza che poi ha i numeri per poter accettare le nostre proposte. Se insieme alla maggioranza si uniscono anche i gruppi di opposizione, ancora meglio, perché veramente questa riforma sanitaria che noi chiediamo, questo nuovo piano sanitario regionale, sarà condiviso dalla stragrande maggioranza dei partiti politici di questa regione e dalla stragrande quindi maggioranza dei cittadini della provincia di Pesaro Urbino e del resto delle Marche. Grazie. Bene, se non ci sono altre domande ci possiamo avviare alla conclusione. Mi sembra che siamo riusciti di esprimere, credo, in maniera chiara tutti i nostri concetti, tutto quello che praticamente abbiamo cercato di realizzare in questi mesi. Siamo fiduciosi, perché poi del resto credo che questa linea, magari con qualche sfumatura di un tipo piuttosto che di un'altra, può accogliere probabilmente un certo numero di consensi, e questa non è sicuramente una presa di posizione per fare guerra a nessuno, è un punto di vista che noi abbiamo, ma che è legato principalmente a come è percepita in questo momento la sanità, no? Perché credo che noi sindaci in un modo o in un altro dobbiamo accogliere anche queste istanze, che sono quelle di come le cose, tutto quello che ci gira intorno è percepito, e la sanità non è assolutamente percepita in maniera negativa. Le prospettive, così come le vediamo, non ci danno le garanzie necessarie, e ci siamo permessi di presentare un qualcosa di alternativo che possa rimettere in piedi una discussione più ampia, più condivisa, con meno spaccature, no? Perché se poi oggi noi andiamo a vedere negli ultimi due mesi, dall'ultima conferenza dei sindaci, di fatto noi sindaci abbiamo solo letto notizie sui giornali, non è che a un certo momento qualcuno ci ha detto come la pensate, cosa volete, no? Abbiamo visto che tutto sommato è stata una diatriba tra Fano e Pesaro, che è bello, simpatico, perché sono due realtà importanti, ma esiste anche il resto del mondo, no? Che è tutta la provincia, ci sono tanti sindaci. Quindi credo che veramente debba essere anche l'occasione per riflettere un attimo e dire: ma è giusto questo il modo di operare, di fare? Punto di domanda. E noi stiamo cercando di dare delle risposte. Quindi per il momento vi ringrazio, e poi lunedì vedremo quello che succede. Noi comunque ci saremo. Grazie, buonasera a tutti.